Ma è ovvio che non saranno leggi, per meglio dire, se si parla del pranzo e della cena in casa mia o di Sallusti o di tutti noi, ci mancherebbe altro che il governo ci dica al massimo dovete essere in quattro. Chi viene a controllare poi? Siamo alla follia. Quella sì che sarebbe una dittatura. Lì ci sarà una raccomandazione che c'è già stata detta. Ha ragione Alessandro quando dice è un peccato non poter vedere i figli, i nonni. È anche vero che in questa fase storica probabilmente se vuoi bene a tuo nonno forse è bene che tu non lo veda durante le feste, anche se è faticoso. Discorso diverso è quello, e lì sì che ci deve essere una legiferazione che riguarda lo spostamento tra regioni e quello secondo me sarà una decisione molto faticosa da parte del governo perché se noi saremo probabilmente, come abbiamo già detto, regioni gialle tutte tranne l'Abruzzo, allora sarà possibile spostarsi di regione in regione e a me risulta che in queste ore lì sì il governo sta cercando di capire o meno se vietare gli spostamenti. Sarebbe doloroso come decisione. Però io vi confesso che se dovessi scegliere sarei per vietarli questi spostamenti, non per sadismo, ma perché se noi permettiamo a tutti che dal 20 ci si può spostare dalla Lombardia, alla Calabria, alla Puglia, poi si torna indietro, magari si rende felici delle persone per 2 o 3 ore ed è meraviglioso, ma quella gioia di 2 o 3 ore la potremmo pagare cara verso il 7-8 gennaio quando riaprirà tutto.